Volare sognando, il 2020 per i Pietracute inizia proseguendo quanto di buono fatto in conclusione del 2019. La squadra di Fregnani liquida a domicilio l'ostacolo Gambettola in cerca di punti salvezza in quanto risucchiata nella zona rossa da qualche settimana. Il ritorno a gol di Fratti rappresenta la ciliegina sulla torta. Il secondo posto in classifica, meno uno dalla capolista Russi, permette di guardare gli altri senza soffrire di vertigini. Ma con l'immagine a cura di Elisa Drudi entriamo subito nell'invio del match con il Pietracuta che va in gol grazie all'1-2 firmato Tosi Fratti. L'attaccante protegge ottimamente la sfera, la mette al centro dove Tosi in girata firma l'1-0 dei padroni di casa. Il Gambettola si affida al gioco di gambe di Ambrosini, bravo nel dribbling, un po' meno in fatto di conclusione. Proprio il numero 11 crea ancora lo scompiglio in area avversaria con la difesa del Pietracuta che riesce a liberare. Il Pietracuta replica con la punizione di Fabri a cercare la torre Fratti, l'attaccante segue un tiro cross sventato da Rigoni. Nella ripresa lo stesso Bomber a provare la via dei gol, il pallone si alza sopra la traversa della porta difesa da Lara, ma la gloria personale è solo rimandata. Bruma porta avanti il pallone, mette al centro dove Fratti stoppa e si gira, trovando il pertugio giusto sotto le gambe del diretto marcatore che inganna anche l'estremo Dall'Ara. Il successo è confezionato, anche se nel finale il Pietracuta rischia perché il Gambettola prima sfiora la marcatura ma Molari alza la mira da buona posizione, poi infila Leardini con l'altro neoentrato Tramonti che con due finte eleganti rende tutto dannatamente semplice, ma in verità si tratta di una rete da applausi. Reazione tardiva dei neroverdi che non riescono a rovinare la festa al Pietracuta che a fine match è libero di festeggiare il successo con la propria tifoseria. Per farli felici noi diciamo semplicemente che la salvezza è lontana 6 lunghezze, tanto per non rompere i loro equilibri.